Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato alle cartoline dalle vacanze. Eccoci qua, questa vuole essere una puntata dedicata solamente alle cartoline dalle vacanze, no? Due scatoloni così. Purtroppo gli amici stanno mandando un sacco di video dalle località di vacanze e mi spiacerebbe quasi non pubblicare i loro video, quindi ho deciso di farne uno con un pochino delle loro cartoline, no? Quindi sapete già che se non vi interessa questo format qua così estivo, leggero, leggiadro, potete chiudere qua il video e mollare tutto, no? E io le pubblico. Perché c'è una marea me ne mandano. Naturalmente, qual è il. Una cernita devo fare, no? Perché ce ne sono tantissimi. Per esempio, in questo video sono tutti orizzontali, i video. Quelli verticali ho cominciato a scartarli. Non siamo su TikTok o sui reel di Instagram che lo fai in verticale, no? Siamo su una piattaforma YouTube che ti fa vedere i video in landscape, televisione, PC, ma anche sullo stesso telefono li vedi in landscape, in orizzontale. Quindi, perché minchia, me li fate in verticale, non si sa. Quindi cominciamo a scartare quelli lì, così togliamo l'acqua dal vino, come si suol dire. Visto che è una puntatina leggera estiva, ragazzi, perdonatemi anche la mia mise con questa bellissima canottiera così estiva e l'orologio che è anche estivo, con il nato arancione, infatti è il mio Longines Skin Diver, 42 mm di diametro cassa, quadrante nero, calibro L888, orologio che quest'estate ho sfruttato perché fa il suo, sulla spiaggia fa il suo. Ora, detto questo, la scimmietta d'estate anche lei si veste un pochino più leggera, si appoggia sulla spalla leggermente, no, discinta. E poi, se vi piacciono le storielle della scimmietta, sappiate che io le prendo dal Cantico degli Oranghi, un famoso libro storico, no? Che trovate il link in descrizione, il Cantico degli Oranghi. Voi andate, lo comprate, lo leggete e ci sono tutte le storielline della scimmietta. Adesso guardiamo le cartoline dalle vacanze, speriamo che dura poco, e poi dopo basta. Una cartolina dal paese natale di Nerone. Nerone, bravo. E chi è? Qual è? Ciao Cos'era? Davide, saluti Ciao. dal Salento, siamo in spiaggia Marina di San Giovanni. San Giovanni. Stamattina abbiamo portato il nostro squale militare a fare il bagnetto. Facci vedere. Eccolo lì bello. Tac, vediamo si vede, qui Sì. dai, la nostra bellissima cassa. Sì. 15-21 spettacolare. Bello, mi piace. Dai che lo immergiamo, dai. Uli. E vai così. Ciao, un saluto a tutti gli iscritti del Ciaone. canale. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao Davide, sono Alessio della provincia di Venezia. Siamo in laguna. Sì. Lì in fondo c'è Torcello. Lì Campanile Storto Burano. E sono qui col Citizen Pro Master Promaster, con bravo. bracciale Shark. Shark, ciao squalo. Oh, montagna. ciao Davide, ciao a tutti ciao. gli amici del canale. Sono sulle Dolomiti Ehi, a bravo. un'altezza di circa 2100 metri e la temperatura è di più o meno 10 gradi e a Ok. farmi compagnia c'è il mio Hamilton Khaki Field. Oh. Buone vacanze a Sei un tutti. esploratore, sei bravo. Ciao Davide, anche in vacanza sveglia di buon mattino Bravo. con quest'alba sulla montagna Trentina Trentino. con il mio Omega Seamaster Acquaterra da Bello, bello. 38 mm. Spettacolo. Bianco è proprio bello, guarda lì. Come Complimenti. diceva Mario Brega, sto orologio può essere acqua e può essere terra. Oggi è stato terra. Oh Ciao grande. signore, oh signore mio. Ciao Davide, Ciao. dalle splendide acque dell'Argentario, Oi. guarda qua che acqua cristallina Yes. della serie. L'esplorer. Usiamo gli orologi Acciaio. Explorer 36 acciaio oro, Cavoli. Bravo. che si fa un bel bagno. 100 metri, hai Un voglia. caro saluto a tutti gli amici del canale, ciao da Francesco. Ciao Davide, ciao amici del canale, un saluto dalle Seychelles da Filippo e Linda. Seychelles. Tempo incerto, E quello che invece certo. non è incerto sono
i nostri contatori bello, del tempo. Bello quel doxa lì. Sub 300 beta. E Longines Conquest. Oh, brava. Ciao a tutti, ciao. Buone vacanze. Tutti con la manina nell'acqua. Ciao Davide, sono ancora Simone da Tirrenia. Dopo il Seamaster, dopo lo squale. Ecco l'orologino del giorno. E cos'è? Aquaracer. Tagoyer Aquaracer. Questa è una versione del 2010, ovviamente tenuta tutto in forma, con revisioni varie, se no potrebbe fare il bagnetto. Eccolo qua. Ciao Davide, bravo. Grazie. Grazie a te. Ciao Davide, ciao. Un saluto da Giuseppe da Dervio, vai, sul lago di Lecco. Vai. Questo è il mio cronografo Seiko 5 Sports Speed Timer, con questo cinturino in tessuto. Buttalo in acqua. Ovviamente questo l'acqua la vedrà solo da questa distanza. Ah, ciao. Paura, eh? Davide Cecchini, numero uno, Seiko Vintage, ti sto Vintage, bravo. Un regalo, buona serata. Ehi, benzinati, eh. Ciao Davide, sono Jacopo da Roma, bravo. In vacanza a Catanzaro Lido, bravo, bravo. Con questo Orient Kamasu, Pepsi. Sup. Ci immergiamo, facciamo il bagnetto. Il battesimo. Ehi, chi è? Cos'è? Che roba è? Va bene, dai. Ciao Davide, ciao. Sono Edoardo da Verona, un saluto dalla Sardegna. Olè. Ti mostro l'orologio del giorno, che è questo bellissimo Rolex Oyster Perpetual da 41 mm. Ah. PS, utilizzate gli orologi per quello che devono essere, quindi bravo. Usateli anche al mare. Bravo. Un saluto a tutti, ciao. Ciao Davide e a tutti gli amici del canale. Sono Omar da Vicenza, volevo mandarti il video del mio ultimo acquisto. Cos'è? Ah, il Mido Ocean Star da 39 mm. Guarda che bello in acqua. Sta proprio bene. Direttamente qui dal fiume Brenta. Il ciao Brenta. A tutti. Ciao. Ciao Davide, questa è la seconda videocattolina che ti mando. Sono Mattia, sempre dall'isola d'Elba. Acqua di Marina di Campo, esattamente. Questa vacanza 2024 l'ho passata anche con lui. Promaster. Lo lasciamo nel suo ambiente. Bravo. Un saluto all'isola d'Elba. Ciao Davide. Ciao. Ciao Davide, sono Florian, un amico austriaco. Austriaco. Con la moglie sarda. Oh. Della Sardegna. Sardegna siamo già tornati. Ci tornati, quindi ti mando bravo. Questo video dell'Alta Austria, lago Traunsee, dove ho fatto appena il bagno. Col panerai, bravo. Facelo vedere, up, ciuff, ciuff. Ciao a tutti. Bravo, voglio vedere la prova io. Ciao Davide, un saluto da Cavausai, Villa Simius, Sardegna, da Andrea. Margherita. E il Citizen Pro Master. Ciao. Vai, ciuff. Ciao Davide, sono Fabio e adesso mi trovo in vacanza nella mia città. Questo è lo stupendo mare di Taranto e con me ho questo bellissimo Phoibos Great Wall, edizione limitata. E adesso andiamo a farci un tuffo in questa piscina naturale. Va bene, dai. Un saluto a tutti e un abbraccio. Ciaone. Love. Love, bravo. Ciao Davide. Ciao. Un saluto dal ponte di Hakasi, Giappone. Oh, addirittura. E sono in compagnia con il mio Hollek & Weiss. Cavoli, mi piace il mio Hollek & Weiss, bravo. Come vedi, con la ghiera GMT impostata sul fuso orario italiano. Bravo. Così so sempre che ore sono a casa. Bravo. Ciao a tutti. Ciaone, Giappone. Buonasera Davide e tutti gli amici del canale. Va bene. Sono Roberto dalla capitale Milano. Adesso sono nella costiera amalfitana. Bravo. L'orologio per la sera. Cos'è? Panerai. PAM 662. Senza lancetta secondi. 47 mm. Direi che ci può stare. Ci sta, sì. Bravo, complimenti. Ciao a tutti. Ciaone. Bello. Vida loca.
Ciao Davide, Fabrizio da Grotta a Mare in vacanza con il Tudor Black Bay. Black Bay 58. Bravo! Usato ovviamente per il suo scopo. E qual è? In acqua. Ah. Ciao Davide, ciaone. Buona estate e un saluto agli amici del canale. Ciao. Ciao Davide. Ciao. Da queste acque sabbiose, bandiera blu della Versilia, Seiko Turtle, Save the Ocean. Chiaramente le dimensioni ho rubato al mio compagno, non è mio, ma i colori sono sgargianti, è davvero un bel orologio per farci il bagno. Brava, ciao. Brava, così ti voglio. Dove siamo qua? Ciao Davide, sono qui nelle acque termali della Miata e questo è il mio date del 93 che uso tutti i giorni. No, nelle acque termali! Buongiorno nel Davide, 93. Siamo qua. Provincia di Roma, precisamente a Cerveteri, con questo mare splendido oggi, non siamo abituati. Abituati? Quindi, quali occasioni migliori per fare questo video? Vai. C'è anche mia moglie. Ciao Davide! Ciao cara! Io sono Luca e questo è il ProMaster Marine. Marine. Acquistato da poco, col nato nero, per fare renderlo un po' più leggero e praticabile. Bravo! Ciao a tutti, ciao. Buone vacanze! Ciao! Ciao Davide, ciao. Sono a Punta Molentis in Sardegna. Gonfia! E con me ho portato questo bellissimo Tissot Sea Star da 40 mm. Bah, bravo! Ciao e complimenti per il canale. Grazie. Ciao Davide, una cartolina da Fano con al polso il mio SKX013. Belle! Piccolino, ma si adatta, credo, alla mia misura da 16. In acqua? Saluto a tutti gli amici del canale. Love, ma dovevi metterlo in acqua. Ciao Davide. Ciao. In questa giornata un po' uggiosa di fine agosto mando un altro video cartolina da Fano. Fano. Rotta spiaggia della Sassonia. E indosso l'altro mio diver. Super squad da 38 mm. Come hai visto, prediligo le misure contenute per il mio polso. Bello questo. Questa è una particolarità. Se puoi notare, non ci sono le solite lancette a matita della squad, ma delle lancette Dauphin, perché è il modello dedicato per la gioielleria Gnomon Watches dove l'ho acquistato. Gnomon, yes. Mando bello. Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Bello così, mi piace. Come sempre, love. Love. Ciao Davide, ciao. Sono Christian, saluti dalla Liguria, da Varazze. Varazze. Con questo Orient Mako, 40 mm di cassa, cinturino in gomma silicone blu. Bello questo, mi piace. Un diver da 200 metri, nuovo, appena preso. C'ha quadrante blu, Niente, saluti. Ciao. Ciaone. Ciao Davide, sono Mattia, dalla Corsica, oggi a Isola Rossa. Isola Rossa. E ti mando questo video insieme al mio bel Kamasu. Ah, eccolo che ci mancava. Che mi accompagna per la terza estate. Il Kamasu. È tre estati di seguito, no? Bisogna cambiare, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Dalla Corsica. Ciao. E buone vacanze. Buone vacanze a te. Ciao Davide, sono Stefano. Ti mando questo video dalla costa salentina. E oggi andiamo con me, c'è questo bellissimo Phoebos. Phoebos. 300 metri. Bello, bello. Movimento Miyota Sirenova. Un tuo parere su questo brand? Beh, bello, passabile. Ciao Davide. Ciao, chi sei? Questa è la nostra videocartolina dalla spiaggetta verde di Bacoli. E questo è l'orologio del giorno, il Phoebos Leviathan, l'orologio con cui si spa. Ciao Davide, sono Diego da Milano, ho 14 anni e per la rubrica cartoline dal mare ti inviamo questo video da Sapri nel Cilento. Adesso ti lascio alcune delle clip che abbiamo registrato durante la nostra uscita in barca e ti dico che orologi indossavamo. Mio padre indossava il suo Tudor Black Bay Chrono, e mentre io indossavo un Seiko SKX009. Bravi! Ciaone! Simpatici! Ciao Davide, un saluto da Cortina da un pezzo. Da un pezzo! Oggi, giornata adrenalinica, bici downhill, e mia compagna, il mio Hamilton Khaki Field, piedi nero, bravo, cinturino innato. Perfetto, adatto. Come puoi vedere è già sporco di fango. Bravo, così ti voglio. Un saluto. Ciao. Davide, ciao a tutti gli amici del canale. Oggi siamo su Waterzee, altra location, altro giorno, altra location, altro orologio. Oggi con noi abbiamo questo fantastico Seamaster 300M Chrono, referenza 25-98-80. Bello.
meglio con i suoi 20 anni si difende bene. Buone vacanze a tutti, ragazzi. Ciao Davide, Umberto di Roma, dalle spiagge di Montalto Marina. Come tanti sono stato contagiato dalla febbre gialla e il Zempro Master direi che risponde alla grande. E buttalo in acqua, oleu. Un abbraccio. Ah, niente. Love. Love. Ciao Davide. Ciao. Seco 5 con cinturino giallo dal mare di Latina. Purtroppo non ho ancora un diver in collezione. Male, male, male. Oh. Ciao Davide, un saluto dal Bosco delle Favole. Glissing. Glissing Combat Sub, finito, dai. Oh, meno male, siamo tolti dai scatoloni tutte le cartoline degli amici che si divertono al mare alla faccia nostra. No, ognuno di noi avrà avuto un attimo di divertimento durante questa simpatica estate 2024. Abbiamo visto anche degli orologi particolarmente, voglio dire, i Rolex Explorer in acqua, no? Non li hanno costruiti per andare in acqua, però ci può andare. 100 metri di impermeabilità, coronavite, Rolex è una garanzia. L'acciaio e oro dell'Explorer abbiamo visto in acqua. Cioè, e poi anche un date del 93, quello del 93 nelle acque termali. Ora io non so, ragazzi, vabbè, ognuno, c'è anche un po' di esagerazione, un orologio del 93, magari tutto quello che vuoi revisionato, come ti pare a te, però sempre del 93, nelle acque termali non ce l'avrei portato, sinceramente avete vinto voi a questo giro. Per quanto riguarda Phoebos, mi chiedeva Phoebos, è un bel marchio, non mi ricordo nemmeno dove lo fanno, Hong Kong, credo, di Hong Kong o giù di lì. Insomma, fanno belli orologi mi sembrano solidi, robusti, di personalità, non vedo perché non averli, con poco si hanno, no? Poi come al solito si tratta sempre di un micro brand che potrebbe anche lasciare il tempo che trova, nel senso non tutti sono attratti dai micro brand, no? Io in primis centellino abbastanza le scelte sui micro brand. Comunque ragazzi, grazie per le cartoline, ci sono piaciute, vedo che gli Squall vanno per la maggiore, i Seiko, i Citizen, bene, 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 e anche gli Hamilton per le cose un pochino, per le avventure, no? Hamilton per le avventure in bicicletta, hai visto? Il fango, sembrava di essere in Vietnam lì. Va bene, dai ragazzi, vi ringrazio, spero vi sia piaciuto questo insieme di cartoline, che me le devo sbolognare, perché sennò questi ragazzi qua si sono impegnati e poi non si vedono pubblicati, poi mi picchiano a me. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, spero vi siano piaciuti, e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!